Cosa ne pensa del messaggio del presidente di Assoporti? Lo condivido, è una linea condivisa da Assoporti di fortissima preoccupazione, ancora una volta un grido d'allarme molto incisivo. Noi abbiamo delle aspettative rispetto al decreto dello sviluppo, alcune che comprendiamo essere difficili, anche se oggi dalle parole del sottosegretario paiono impossibili. Pensiamo al tema dell'autonomia finanziaria, abbiamo procedure che invece possono riguardare lo snellimento burocratico, la possibilità di essere porti competitivi col sistema europeo, la semplificazione amministrativa. Sono provvedimenti a costo zero che quelli potrebbero essere inseriti e agevolare molto l'attività dell'autorità portuale e quindi dare risposte concrete al mercato. E quanto è soddisfatto della risposta del governo? Ripeto, per oggi è molto parziale, perché su questi temi mi pare che ci sia ancora una discussione aperta sia sul tema della riforma sia sul tema del decreto sullo sviluppo, quindi c'è solo da attendere il testo con la speranza che accolga le istanze che abbiamo manifestato.